Enrico Morabito, a cui vi chiedo un applauso. Enrico era un giovane arbitro che ci ha lasciato 2 mesi fa a causa di un incidente stradale, quindi era giusto dedicare la data. Detto ciò, in questi mesi ci ha lasciato un'altra persona importante, che era coach del Befodi, e qui abbiamo la stanza. Quindi era giusto ricordare tante persone, per il movimento importantissime, e le ricordiamo in modo diverso. Peppe Foti, la federazione lo ricorda dando una pergamena alla memoria, la pergamena del centenario, che io consegno alla figlia Costanza, che è qui. E dopodiché mi permetto, visto che sono arrivate diverse pergamene per festeggiare questo centenario, mi permetto di premiare il presidente del basket Cigliano, Paolo Bianco, che di basket è un profondo conoscitore, ma soprattutto era un fraterno amico di Peppe Foti. Paolo è qui, vicino a me. Dopo mi tocca premiare un'altra persona che ha cambiato i campi sia come giocatore che come allenatore che come presidente. Lui è Giuseppe Sapienza del basket Zafferana, a cui va il nostro applauso. E per ultimo, ma non per l'importanza, per lui, per noi è stato importantissimo e lo sarà ancora nel futuro, è un cultore del mio basket, uno che ha fatto del reclutamento una ragione di vita, uno che ha fatto del basket qualcosa di veramente eccezionale. Lui è Gigi Sgroi. Io ho completato con le premiazioni e le mie raccomandazioni sono quelle di aiutarmi l'uno con l'altro, di rispettare le decisioni degli altri, perché noi come sbagliati canisti sbagliamo anche la fiscale. Quindi è un gioco, è un bellissimo gioco, divertiamoci, ma soprattutto rispettiamo le semplici regole di questo benedetto protocollo che ci impone quando non giochiamo di metterci la mascherina, di stare magari distanti uno con l'altro e niente, non ci resta che iniziare il torneo. Prima che inizi il torneo manderemo l'inno nazionale, ma io adesso vi faccio una